Buonasera e ben collegati sulla pagina Bologna in un click. Grazie per essere qui, grazie come sempre per supportarmi e anche per tutti i messaggi che mi scrivete. Io vi ringrazio, vedo anche tanti cuoricini, ma vediamo questa sera. La mia ospite, oramai è stata mia ospite per altre tre volte, sempre in occasione di una sua nuova uscita. Questa volta, tra l'altro, c'è un passaggio in più, perché il suo ultimo singolo, unico in questo universo, vi sto parlando di Gypsy Fiorucci, è uscito la notte scorsa, cioè a mezzanotte scorsa è uscito il suo brano. Insomma, che meraviglia! Ciao, hai visto che look? Allora, mi aveva già avvisato che sarebbe stata meravigliosa e bellissima e si era preparata per me. Ti ringrazio perché sei davvero stupenda. Grazie, grazie di cuore, grazie di cuore. Michela, sono felicissima di essere qua in diretta con voi. Grazie per questo invito, per questa intervista. Sono sempre delle dirette molto emozionanti, molto belle, quelle che facciamo insieme. Sì, io ho già detto, mentre ti aspettavamo, ho già detto che tu mi hai dato l'onore di essere un po'... tra i primi e le prime persone con la quale hai rilasci l'intervista, e mi sento veramente onorata di questo. Grazie, l'onore è tutto il mio, il piacere è tutto il mio. Infatti sì, ecco, siamo a pochissime ore dall'uscita, come hai appunto detto poco fa tu, quindi ecco, sono le primissime interviste, però oggi e domani sono proprio le prime calde, insomma, no? Esatto, fresco appunto l'uscita, questo bimbo che ha visto la luce, che è stato dato alla luce da pochissime ore, quindi è una grande emozione. Allora, io ho letto il testo della tua canzone, è molto bella, ho anche detto, diciamo, nell'anteprima che è molto pieno di carica, come tu sai essere carica e come sai sempre dare carica con la tua musica, col tuo modo di fare musica. E allora ti chiedo, perché il tema so che ti è sempre stato molto caro, l'abbiamo sfiorato tante volte, e qual è stata la scintilla per generare finalmente... diciamo, l'affrontare questo tema, l'unicità. Beh, allora, guarda, come ben sai, tu mi conosci ormai da qualche anno, da un po' di tempo, quindi diciamo che l'unicità è sempre un tema che mi è sempre stato molto caro. E infatti tre anni e mezzo fa, io ho fondato il progetto Unicità, che poi si è trasformato e ora è diventato, con questa uscita di questo nuovo singolo, diciamo, perché ovviamente è tutto collegato, no, il discorso, è diventato certo. Il progetto Fiamma dell'Unicità, quindi da progetto Unicità, Fiamma dell'Unicità. Infatti nel mio sito web, gipsyfiorucci.com, c'è proprio una sezione interamente dedicata questo progetto, un progetto che appunto avevo fondato sempre per, diciamo, valorizzare, un progetto volto proprio alla ricoperta, alla valorizzazione della nostra unicità come valore prezioso e assoluto che abbiamo, che dobbiamo difendere a qualunque costo, e quindi la bellezza e l'importanza di riscoprire, nutrire, riconoscere e coltivare quelli che sono i nostri veri doni e i nostri veri talenti, quelli che con cui certo. Noi possiamo manifestare ciò che siamo veramente al mondo, portare la nostra autenticità nel mondo. È lì che facciamo la differenza. La differenza la facciamo quando siamo autentici, quando viviamo una vita immersi nell'autenticità. Allora lì a quel punto diventiamo un faro, non solo per noi stessi e per la nostra vita, ma anche proprio per le persone che incontriamo in quel cammino. E quindi è lì che facciamo la differenza, quando non è più un bene solo rivolto
a noi stessi e fine a se stesso, ma quando è al servizio, tra virgolette, anche di un bene più grande. È un po' quando noi, i nostri, diciamo, e quando i nostri talenti coincidono anche con i bisogni del mondo, dell'universo, che a quel punto diciamo che tutto acquisisce una preziosità diversa, fammi usare questo termine che mi Certo. piace tantissimo. E quindi ecco, il progetto Unicità era nato proprio per quello, anche 3-4 anni fa quando l'ho fondato, perché c'è questa linea, come ben sai, di magliette, diciamo, di abbigliamento, che hanno questa frase intrisa di vibrazioni super positive, che è appunto la frase chiave, una delle frasi chiave del brano, nello specifico, che è proprio difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere, che è appunto una frase che è ricca di significato, è ricca di vibrazioni positive, e soprattutto questo progetto vuole fare in modo che questa fiamma dell'unicità si espande, cioè si espande nel senso, rappresenta un po' quello che è il nostro fuoco interiore e quindi diciamo le nostre passioni, i nostri talenti, ma svolti veramente con tutta la passione e l'amore che ci contraddistingue. E quindi diciamo Certo. è per creare un mondo di tante belle fiamme, di tante belle lucine che riescono a fare una bellissima luce, ma sia per se stessi che appunto per gli altri. E quindi un po' questo, Certo. poi se qualcuno vuole informazioni, è interessato ad avere la maglietta intrisa di vibrazioni e quant'altro, basta contattarmi e ovviamente anche nel mio sito oppure nei miei social, insomma, per avere informazioni, per avere tutte le informazioni del caso. Perché io credo che più siamo a diffondere questo valore importantissimo, che è appunto l'unicità, e più riusciamo a creare veramente un valore aggiunto importante nella nostra vita, nella nostra esistenza e nel mondo, diciamo. E Infatti. questo progetto, unico in questo universo, si va proprio a sposare con tutto ciò, va a rimarcare con forza tutto ciò, ma soprattutto è anche un brano che porta tanti messaggi rivolti in particolar modo ai giovani, a quello che è appunto le nuove generazioni e anche a quello che è un momento anche particolare, una fase delicata e particolare che i giovani vivono anche nell'adolescenza, per esempio, o in altre frangenti, in altre problematiche che si trovano a vivere, Certo. e diciamo che è un brano che va a toccare tante situazioni, tante tematiche e problematiche che oggigiorno la società, diciamo, ne soffre in qualche modo. Sono temi molto attuali e soprattutto i giovani, tornando sempre giovani, perché mi sta molto a cuore questo discorso anche appunto dei giovani, è che oggigiorno Certo. si trovano senza punti di riferimento, si trovano paesati, si trovano senza avere non sapere dove andare, senza una direzione precisa, senza una vera identità, senza tutta una serie di cose che faticano Certo. proprio a trovare fuori di loro, ma perché faticano a trovarlo dentro, e se una cosa non la troviamo dentro, non la troveremo mai fuori, in realtà. Quindi tutto nasce e genera da dentro, se non origina da dentro, poi non arriva Sì. neanche fuori, ecco, Sì, è normale. paradossalmente siamo in un periodo dove le cose si sono tanto semplificate, ma questo semplificarsi di cose ci ha resi molto più fragili effettivamente, se ci pensiamo. E quindi gridare anche proprio il fatto di difendere la nostra unicità è qualcosa di importante, perché difenderla richiede anche tanto impegno Ma sì, e ma guarda, quindi io è. credo che per difenderla, più che impegno in tal senso, per difenderla la cosa più importante, fondamentale, è essere se stessi, quindi camminare a testa alta, come dice appunto il brano, recita il brano, e non vergognarsi di come si è, quindi difendere chi siamo davvero, quindi restare fedeli anche a noi stessi, camminando a testa alta, no? E quindi diciamo che Certo. manifestando quella che è la nostra autenticità più pura, più vera, in automatico difendiamo l'unicità e difendiamo tutta una serie di valori e di cose. Quindi viene da sé, no? È comunque una cosa automatica. Sì, E poi è una in canzone parte che, sì. diciamo, che abbraccia l'inclusività, promuove l'inclusività a 360 gradi, e quindi ecco, ci fa appunto capire anche l'importanza appunto dell'inclusività, ma ci ricorda anche altre cose, no? Il brano, il fatto di avere coraggio,
di chiedere aiuto quando siamo in difficoltà, quando va chiesto aiuto. E quindi qui per tutte le persone, anche qui abbracciamo tematiche di violenza di genere, disturbi alimentari, Certo. bullismo, veramente tutte, abbracciamo tantissime tematiche perché spesso purtroppo non si ha il coraggio di chiedere aiuto quando appunto si arriva a diciamo, delle situazioni di un certo momento. Un certo tipo, e quindi anche questa cosa è Certo. molto importante, quindi camminare a testa alta, rimanere se stessi, difendere appunto la propria identità, chi siamo davvero, oltre le illusorie apparenze, Certo. come dico spesso, come dico Sì. sempre. E poi pone l'accento, questo brano, su una cosa anche importante, fondamentale, cioè non è tanto il, diciamo, concentrarsi e focalizzarsi sulla diversità, sul fatto di essere diversi, no? Ma è proprio il fatto di invece puntare, prendere consapevolezza e focalizzarsi sulla nostra unicità, in quanto noi siamo esseri unici, speciali, irripetibili e divini, perché abbiamo questa parte divina e autentica che vive dentro ognuno di noi, questo frammento divino che vive in noi, che è fondamentale riscoprire ed è fondamentale ritrovare questo contatto con questa parte divina, perché in realtà quando ci sentiamo soli, persi, spaesati, senza una via d'uscita, è perché Sì. perdiamo questa connessione con noi stessi, con la nostra anima, con la nostra interiorità e con quella che è la nostra matrice originale, se vogliamo dire, no? In qualche modo. E È quindi vero. ecco perché è importante divulgare questo slogan, come l'hanno definito in tanti, slogan potentissimo, ricco di amore, di speranza, che può appunto piantare un seme di speranza nel cuore delle persone che questo brano andrà ad abbracciare, andrà ad incontrare. Io spero veramente che Certo. il mio augurio che possa toccare più cuori e più anime possibili questa canzone qua. Questo Certo, ma è il mio infatti impegno. io porrei anche l'accento su un altro aspetto sempre legato alle parole che tu hai scelto ed è il ritmo. Io non sono diverso, sono unico in questo universo. E questo la dice veramente Esatto, lunga, no? Perché come dici tu, no? Non importa il fatto di puntare, no, il dito sulla diversità, perché quella è l'unicità, è proprio quella e l'unicità. quella è la nostra vera forza in realtà, perché la nostra unicità è la vera forza interiore che abbiamo e io l'ho sempre chiamato, l'ho sempre definito ormai da anni e anni il nostro genio interiore, secondo me, Sì. perché è proprio il genio della lampada, il genio interiore da cui veramente qualsiasi cosa può nascere, è proprio, diciamo, la forza intrinseca in noi, la forza interiore che ci permette anche di, cioè noi dentro di noi abbiamo tutti gli strumenti per creare qualsiasi cosa, siamo i maghi, il vero mago è dentro di noi, noi siamo i maghi noi stessi, se vogliamo. Se una cosa Ma veramente infatti. nasce da dentro e se una cosa veramente origina da dentro, allora possiamo fare qualsiasi cosa. E quindi bisogna prendere in mano quella che è la nostra vita e fare un capolavoro. Noi siamo nati per fare della nostra vita un capolavoro, non siamo nati per fare da spettatori agli altri, vivere da comparse e non da protagonisti. E quindi vivere la vita di qualcun altro e non essere se stessi o non vivere la propria autenticità e la propria vita. E Infatti. quindi nella propria vera essenza, nel proprio vero essere, un po' questo il concetto, insomma. Infatti, infatti, infatti. E, tra l'altro questo brano esce dopo comunque una serie di riconoscimenti che tu e di affermazioni che tu hai avuto nel mondo musicale, che è proprio frutto del fatto che tu hai creduto in te stessa, no? Perché è Assolutamente, facile. guarda, io posso garantire che ho passato degli anni anch'io, cioè diciamo che ho affrontato una trasformazione, come dico sempre, una trasformazione evolutiva, no? Un processo evolutivo trasformativo durato per tanti anni, in cui appunto sono riuscita a vedere la luce, tra virgolette, anche quando davanti c'era il buio, cioè anche quando non c'era Certo. nulla, e quindi il mio grande fuoco interiore, la mia grande, no, i miei doni, i miei talenti, i miei sogni, tutto quello che vuoi, ma ad un certo punto ti trovi che può succedere che ti senti sola, ti senti comunque, ti trovi ad affrontare tante difficoltà e comunque momenti non facili, perché Certo. diciamo che soprattutto in questo settore, sai benissimo, ci sono tante difficoltà.
Non sempre si ha la meritocrazia, non sempre ci sono situazioni di gare trasparenti, eccetera, eccetera, tutta una serie di cose. E se tu veramente non sei forte, ancorato come ti posso dire, alla tua autenticità, no, se non hai fede nell'universo, se non hai fiducia nell'universo, se non credi veramente in quello che fai e non lo fai con vero amore, con vera passione, con vera autenticità, poi ti perdi, perché quando arrivano dei periodi, dei momenti in cui davanti a te c'è il buio e non vedi quello che in realtà, no? Le prospettive rosee, o comunque non vedi. E quando riesci a vedere davanti a te una serie di cose, anche quando non ci sono, non perdi il focus, non perdi quella che è la strada primaria, come dico sempre, Certo, no? Perché c'è sempre certo. qualcosa che ti riporta comunque a perseguire il tuo sogno, il tuo credo, i tuoi valori e la tua essenza. E quindi io ho sempre avuto la forza di fare questo, di cadere, di rialzarmi, rinascere dalle proprie ceneri, come una vera fenice. Appunto, e quindi diciamo che credere in se stessi è veramente importante, tantissimo, e ripeto, saper vedere oltre, saper vedere la luce quando davanti è buio, quando c'è solo buio. Questa cosa, già ne parlavo di questo concetto anche nel brano protagonista, il singolo uscito nel 2020, a maggio 2020, il 18 maggio Sì. 2020, se non ricordo male. E comunque, tanto su YouTube c'è il videoclip, insomma, c'è tutto nel mio Spotify, insomma, ovunque. Certo. Ed è anche uno dei brani principali del mio album, protagonista del finale, perché appunto diciamo che il titolo dell'album nasce proprio, anzi, protagonista, diciamo, che è nato dal titolo, anche, che ha dato anche il titolo, ecco, all'album. Ed è un Certo. brano molto importante, un brano che appunto ci fa capire l'importanza di credere in noi e tutto quanto. Quindi, anzi, io mi emoziono sempre quando lo ascolto, perché comunque è molto autobiografico quella canzone Sì, lì. E quindi. beh, diciamo che tutti i brani che ho visto, anche proprio le scelte delle cover che tu hai fatto, le ho sempre notate estremamente calzanti a te, cioè come se fossero tanti piccoli pezzettini della nostra Gypsy, no? Sono tanti, esatto, perché noi, come dico sempre, abbiamo tanti piccoli noi. Io dico sempre la piccola me, ma in realtà abbiamo tanti piccoli noi dentro di noi che appunto che formano il nostro bambino interiore, se Esatto, vogliamo, che è comunque importante nutrire, accudire, amare e anche farlo divertire, perché no? Perché il nostro bambino interiore ha bisogno anche di quello. In realtà il nostro bambino interiore custodisce veramente l'essenza pura di chi siamo davvero. E quindi è importante anche quando cresciamo, no? Passano gli anni. Ma il nostro bambino interiore è sempre lì con noi, perché comunque ci accompagna in qualche sì. modo. Anche lì la nostra vera forza, se vogliamo, in qualche modo è nascosta. E quindi diciamo che Infatti. sono sempre state cover, innanzitutto che amo, che sento in particolar modo mie. Per esempio anche l'Essenziale, che non è dell'album, perché è uscito dopo come singolo, la cover, la mia versione personale di L'Essenziale di Mengoni, è un brano che comunque ha riscosso molte critiche positive, diciamo, molte Assolutamente. bellissime recensioni, perché è una canzone che la sento talmente mia che come se in un certo senso l'avessero scritta per me, anche se in realtà non è della mia. E come, Certo. ecco, infatti poi è stato dato anche nel video e nella mia reinterpretazione personale, ho aggiunto un significato, una mia essenza personale che io sentivo tanto dentro quel brano, che magari non era quella originale, non era l'essenza con cui gli autori originali hanno scritto il brano, ma era proprio il fatto di l'essenziale per me cos'è? È tornare a chi siamo davvero, tornare alla nostra interiorità. Infatti, nel videoclip dell'Essenziale, io sono davanti a uno specchio che alla fine, quando finisce la canzone, io dico: torno a te, che sei l'essenziale, lo sto dicendo a me stessa, capito? Quindi sto Certo. parlando con la mia piccola me, tornando lì. Certo. E quindi ecco, quello lì il discorso, no? Perché la cosa essenziale della nostra vita è sicuramente il tornare a casa, il tornare davvero dentro di noi, il tornare davvero a chi siamo, al ricordo di sé, al ricordo di noi e alla nostra vera essenza, e quindi il tornare a casa, appunto. Ecco come io lo Certo. vedo. Io lo vedo in quel modo il significato dell'essenziale. Allora, oltre che reinterpretarla, io ho comunque dato un po' una nuova identità. Infatti, nelle recensioni che sono uscite, Infatti. mi hanno detto.
hanno scritto, diciamo, i vari critici che sono riusciti a dare una nuova identità a un brano che da più di 10 anni è famosissimo, ha vinto anche il Festival di Sanremo nel 2013. E la cosa be più bella che mi hanno detto di questa cover è appunto il fatto di avergli dato una nuova identità, che non è così facile, così scontato in un brano così famoso, così bello, così conosciuto, così Certo, certo. fatto e interpretato da un grande come Mengoni, appunto. Quindi ecco, non è Assoluto. così scontato. Certo, Però la cosa certo. è una gioia comunque, perché è bello proprio se, diciamo, metterci del proprio, se uno interpreta una cover, ovviamente. Non ha senso fare l'imitazione di nessuno, ma farla No. proprio come uno la Sì. sente proprio e metterci in qualche modo il proprio marchio Certo. personale. Certo, assolutamente, tu ci sei assolutamente riuscita. Ma Grazie. veniamo anche alla parte del tuo look, perché nei tempi, da quando da ti ho conosciuta, sei cambiata tantissimo, hai diverse versioni di te. Forse l'elemento essenziale che unisce un po' tutti è il tuo rapporto con la natura, ma ti ho vista rock, ti ho vista col cappello, ti ho vista, Beh, regina, sicuramente ho un'estetica oggi veramente. fata, oggi Beh, ma fata. in realtà spesso mi sono definita una fata rock, una fatina rock in qualche modo, perché comunque mi sento un po' questa cosa qua, questa essenza di queste due cose un po' miscelate insieme. E non a Sì. caso poi a breve scoprirete anche perché. Questo look, questo outfit, in questo progetto, in questo nuovo brano, perché a novembre uscirà qualcosa di veramente molto particolare, di molto importante, che è appunto il videoclip del brano. E quindi non posso svelare più di tanto, ma a novembre comunque Certo. vedrà la luce anche appunto questo video, che è molto Sì. collegato ovviamente al mio look. Ecco, diciamo Ma immagino, per... beh, intanto faccio vedere comunque quella che è, diciamo, la copertina del tuo brano, dove ci sei appunto tu, stupenda, Grazie. bellissima, e quindi unica, unico in questo universo. Ecco, quindi la potete, quando la cercate su tutti, chiaramente gli store, Spotify, su Non c'è YouTube, nessun brano che si cercate. chiama così, quindi comunque compare il mio, cliccando ovunque in questo Fantastico. universo, sia su YouTube, sia su Spotify, sia ovunque. Esatto. Non ci sono altri brani che si chiamano così, anche gli hashtag, sono stata la prima a mettere unito in questo universo come hashtag e le post social. E quindi, e poi se andate comunque nel sito gipsyceruci.com, il mio sito web, lì ovviamente trovate tutto quello che mi riguarda, dalla discografia, ai videoclip, a tutto quello della rassegna stampa, articoli, Certo. interviste, uscite, insomma tutto quanto, e anche il progetto Fiamma delle Città. Quindi se anche voi ci tenete a essere un po' gli ambasciatori, i portavoce, e a manifestare in pieno i messaggi super positivi, le vibrazioni super positive di questo brano, di questo slogan e soprattutto della nostra unicità come valore, allora vi consiglio di chiedermi informazioni per la maglietta e quant'altro, perché Certo. indossare delle vibrazioni così positive, così potenti, sicuramente di buon auspicio per tante cose. Infatti, un po' come dicevi prima, no? Ci vuole l'atteggiamento e quindi circondarsi di tutte quelle cose che in qualche modo ti Siamo a instillano, credere, no? Te esatto, lo più siamo a credere in metto. qualcosa e più Esatto. inizia proprio a forza. E anche a questo punto delle magliette, dei cappellini, io ho visto anche, no? Ci sono dei cappellini che aiutano anche in questo, quantomeno, ce lo fa Allora, ricordare. frase bellissima, potentissima ed intrisa, come dico sempre, di vibrazioni, è nella maglietta, non è nel cappellino, però quindi è Sì, tutta sì, di sì, cosa sì. la maglietta, la t-shirt, ecco, se vogliamo. Certo, sì, la t-shirt, esatto. Se E siamo quindi per i andate, maschietti, quindi sterciate. c'è la versione femminuccia, la versione per i maschietti, e ci sono sia in bianco che in nero, sia in bianco che in nero, ecco, diverse Quindi varianti. no, non potete sfuggire, c'è tutto, come sempre ci offre Gypsy. Allora, che dire, cosa ti aspetta? Tantissime interviste, perché io so che sei sempre mega impegnata Tantissime quando ci sono interviste, sì, riuscite. vengo da un periodo anche molto importante in questi ultimi mesi, come tu hai accennato poco fa, perché
perché è stato un anno incredibile, quest'ultimo anno e anche questi ultimi mesi, perché comunque avendo avuto la gioia, l'onore e la soddisfazione di vincere dei premi importanti, di essere premiata anche dal Festival, delle rassegne molto importanti e prestigiose, è comunque fonte di gioia, ovviamente, perché dopo tanta semina, come dico sempre, tanto lavoro negli anni, anche raccogliere dei bei risultati Certo, è comunque. L'ultimo in ordine cronologico, in Campidoglio, il 24 giugno, sono stata tra i yes. vincitori di questo premio Umbria Roma 2024, dove appunto hanno vinto 9 eccellenze umbre, una per ogni settore diverso. Quindi c'è stata l'eccellenza nel campo televisivo, l'eccellenza nel campo del Made in Italy, l'eccellenza nel campo addirittura della medicina, insomma, in diversi campi, e nella musica hanno premiato a me per quello che faccio nella musica, per i messaggi che porto con la mia musica, per il fatto appunto anche che affronto tematiche sociali, per il fatto di poi questo qui è un premio, Umbria Roma è un premio che, diciamo, un festival che premia proprio chi diffonde i valori culturali e spirituali anche della propria regione, Certo. essendo, portandoli anche ad essere un esempio per i giovani, per le generazioni future, tra le altre cose. Quindi questa cosa mi riempie ancora più di gioia perché si sposa, e anche a farla apposta, alla perfezione con il brano, con il significato del brano, con tutto quello che sto facendo anche adesso. Quindi è tutto magicamente e meravigliosamente collegato a questo universo. Come si può dire? Beh, questa è una cosa bellissima perché in qualche modo sei proprio riuscita nel tempo a unire un po' tutte le tue prerogative, no? E che è una cosa Quindi meravigliosa alla questa, fine, no? cioè, questa sono io, questa è l'essenza di chi sono, di chi sono, di cosa sono, di quello che. E poi si è aggiunta una cosa molto importante, un valore aggiunto fondamentale, che è il fatto che da un po' di tempo a questa parte io mi occupo anche di suonoterapia vibrazionale, con uno strumento meraviglioso che è il monocorde armonico, questo strumento di legno a 36 corde, che appunto viene accordato in determinate frequenze. E porta enormi, immensi benefici all'organismo umano. E quindi diciamo che si prende cura di noi a 360 gradi, no? Considerando il Certo. fatto, appunto, l'approccio olistico e nel Sì. fatto che siamo corpo, anima, mente, spirito. Non siamo solo corpo, Certo. non siamo solo anima, ma siamo tutta questa roba qua insieme, no? Sì. Quindi. Oramai c'è questo aspetto che secondo me è importantissimo, questa ultimamente proprio l'attenzione sul benessere anche attraverso le vibrazioni, e la musica è La vibrazione, musica è e vibrazione, quindi. ma non solo, anche il suono, perché la suonoterapia si basa appunto sul Sì, suono, in particolar modo, è molto certo. importante ed esiste fin dall'antichità, perché comunque il potere curativo del suono c'è sempre stato, sempre esistito, Certo, veniva certo. fatto anche con altri vari strumenti, viene fatto non solo con il monocorda, con lo strumento di mio pai, che uso io, ma anche con altri strumenti, ma il suono ha veramente dei poteri incredibili su di noi, perché ci permette davvero di riequilibrare le nostre emozioni, di riportare in equilibrio, in armonia i nostri centri energetici, il nostro sistema biologico cellulare, e quindi anche Certo. e di ritrovare e di favorire quella riconnessione che si diceva prima, anche con la nostra interiorità, con la nostra anima, con la nostra matrice originale. E quindi anche qui torniamo a sposare tutto il discorso, tutto il contesto, è tutto magicamente collegato, ripeto. Quindi io Meraviglioso. sono felicissima Allora. perché oltre che portare messaggi con la musica, come ho sempre fatto, con questa cosa in più che da un po' di tempo a questa parte appunto faccio, di cui mi occupo, diciamo è diventato proprio una sinergia, un connubio di più cose che però si sposano alla perfezione, perché vanno comunque nella stessa direzione, gli intenti, capisci? Certo, Quindi fare del certo. bene non solo attraverso le proprie canzoni, le proprie musiche, i propri messaggi, ma anche attraverso proprio il potere curativo e terapeutico del suono, cioè è una cosa meravigliosa. Comunque per Infatti. informazioni, poi ripeto, basta che chi è interessato Ti a contattano? saperne di più, mi Esatto. contattano e ovviamente avranno tutte le informazioni. Sì. Anche perché Gypsy è veramente molto presente, cioè molto attenta a, insomma, con la sua presenza sui social, quindi vi risponde nel giro di poco tempo. Allora, difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere. Assolutamente, con le braccia rivolte al cielo.
con le braccia rivolte al cielo. E allora io vorrei. Le cose che noi bisogna sempre essere ben radicati, quindi le radici ben radicate, ma le fronde Sì. possono toccare il cielo con un dito. Ho un albero della vita non a Infatti. caso dietro di me. E allora, per salutarci, Gypsy, intanto ti ringrazio tantissimo per avermi dato questa opportunità. Oramai ci vogliamo bene e lo Ma sappiamo entrambe. grazie a te, è un piacere enorme anche per me. Io voglio far ascoltare un pezzettino proprio della tua canzone, dove c'è l'intro che secondo me è veramente molto bello. È un intro molto esplosivo, molto carico. Esatto. Io non sono di me, sono unico in questo universo. Io non sono di me, sono unico in questo E grazie mille. Yeah! Buona serata a tutti. Grazie di Grazie per essere cuore, stati con grazie ancora a noi. tutte le persone che ci hanno seguito, che ci stanno seguendo, grazie. Vi aspetto con i miei social, grazie. Ciao. Grazie.